Buonasera a tutti. Benvenuto anche al signor Maurizio e a tutti voi. Penso che anche se magari arriverà ancora qualcuno possiamo iniziare, anche perché abbiamo un percorso non facile e quindi vale la pena approfittare di questo tempo. Bene, dunque continuiamo il nostro percorso della scuola della parola, è la terza tappa, poi vedremo anche così un quadro delle altre. E il tema di questa tappa è la profezia. Questa sera è una serata sia di introduzione a questo tema come già anche del primo passo del percorso che abbiamo pensato. Ci introduciamo con una parte del Salmo 19, perché anche se vogliamo riflettere, quindi conoscere, studiare la parola, sappiamo che il nostro approccio è sempre a partire dalla fede e in vista della fede, non è solo così per una conoscenza culturale. Allora il Salmo 19, la seconda parte, dice, ecco, se qualcuno vuole seguirlo, Salmo 19, la seconda parte dove comincia con la legge del Signore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un fango stillante. Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e in secoli amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora vi invito a questo cammino per questa sera, attraverso ancora delle slide. Purtroppo l'immagine non è molto grande, però ecco, facciamo tesoro della Bibbia che credo la maggioranza di noi incomincia a maneggiare con più disinvoltura, perlomeno questo è un po', penso, l'obiettivo di questi nostri incontri. Dicevo che il tema della terza tappa di questo cammino è la profezia e vedremo già da subito cosa dobbiamo intendere con questo nome. Quest'anno abbiamo, come gli altri anni, 5 incontri. Il primo questa sera tratta quelli che chiamano i profeti anteriori, e quindi il tema narrativo di questa serata l'abbiamo identificato così: dal dono della terra alla perdita di questo dono. I prossimi due incontri saranno dedicati ai profeti che chiamiamo profeti scrittori, cioè quelli che hanno dato il nome ad uno dei libri della Bibbia. E gli ultimi due al Nuovo Testamento, perché dal primo anno abbiamo cercato di comprendere che leggere l'Antico senza il Nuovo per noi non è sufficiente, leggere il Nuovo senza l'Antico per noi non è possibile, non è sufficientemente ricco. E quindi saranno dedicate le ultime due serate all'opera di San Luca, che come sapete è divisa tra il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Per allargare un attimo lo sguardo al percorso che abbiamo pensato insieme al Vescovo, nella prima tappa del 2016 abbiamo visto qualche aspetto un po' generale della scrittura, che così la prima cosa che salta all'occhio a tutti è divisa in due testamenti, quindi due alleanze, se volessimo tradurre la parola testamento con un contenuto un po' più
così comprensibile. L'anno scorso la legge, che noi chiamiamo nella Bibbia cattolica il Pentateuco, quest'anno tratteremo la profezia e l'anno prossimo, a Dio piacendo, tratteremo il tema della sapienza. Questi ultimi tre termini corrispondono a gruppi di libri presenti nell'Antico Testamento e possiamo anche interpretarli come gruppi di libri presenti nel Nuovo. Facciamo un piccolo passaggio introduttorio e chiediamoci come si chiamava l'Antico Testamento al tempo di Gesù. Non si chiamava appunto Antico Testamento perché non c'era il Nuovo è Gesù, ma appunto l'hanno codificato così dopo che lui è morto e risorto. San Paolo nelle sue lettere appunto parla della nuova alleanza e quindi dice: se questa è nuova, l'altra è antica. Al tempo di Gesù aveva diversi nomi, le scritture o la scrittura, ciascun nome sottolinea un aspetto, però tutti insieme sono sinonimi. Indicava questo nome l'insieme dei libri sacri. Quando si diceva così sta scritto, si intendeva riferirsi a uno di questi libri. Ricordate Gesù, così sta scritto, oppure avete udito che fu detto, ci si riferisce a questa autorità. Oppure si poteva usare anche il termine legge o Mosè come l'autore, ritenuto autore. Quindi questa espressione indica i primi cinque libri dell'Antico Testamento e il loro presunto autore, quelli che abbiamo visto l'anno scorso. Questo termine era usato anche per indicare l'insieme di tutti i libri dell'Antico Testamento per un motivo che ci interessa, cioè i primi cinque erano considerati, come dire, il nucleo, la parte più importante, gli altri erano un commento a questo nucleo, quindi i profeti sono da considerare come un commento al nucleo che è la legge. È uno dei temi che sfrutteremo questa sera. Un altro termine anche era profezia, profeti, si diceva come dice il profeta e si cita un salmo. Uno dice: ma cosa c'entra i profeti con i salmi? È l'autore ispirato, questo è il profeta, non solo Isaia, ma è anche l'autore ispirato. Quindi parlare della scrittura come profezia o profeti intende sottolineare il carattere ispirato da Dio dei libri e quindi dei loro autori, che parlano, scrivono al posto e in suo nome. Legge e profeti, già cominciamo con un binomio. Ho messo delle citazioni per avere un esempio dove si chiama la scrittura con queste parole. Questo binomio indica una differenza fondamentale tra il momento istitutivo dell'alleanza, che è appunto quello che troviamo nei primi cinque libri, la legge, e la sua realizzazione nella storia, nel passare del tempo, che è appunto quello che in qualche modo accompagnano i profeti. Oppure c'è anche un'espressione a tre parti, non solo a due: Mosè, profeti, non progetti, e salmi. Aggiunge le due parti essenziali il libro dei salmi, cioè i canti di Israele, le preghiere del popolo eletto. Solo per così continuare a utilizzare questi termini, legge, profezia, salmi, vedremo qualcos'altro, come termini che indicano il contenuto dell'Antico Testamento. Ora, una tripartizione che anche noi abbiamo usato, avete visto prima nello schema di questo percorso in vari anni, è quella di legge, profeti e scritti. Questo è il modo con cui la Bibbia ebraica distribuisce i libri ispirati. Nella colonna di sinistra voi vedete la tripartizione della Bibbia ebraica, quindi legge, profeti e scritti. Usiamo le parole ebraiche una volta ogni tanto. Torah vuol dire legge, nel senso di luce che indica il cammino, non di precetto da osservare, ma di luce che indica. Profeti si dice Nevi'im in ebraico, e scritti vuol dire, si dice Ketuvim, proprio la parola scritti, Katab vuol dire scrivere. Ora, questa tripartizione, passando attraverso la Bibbia greca, come voi sapete la Bibbia ebraica a un certo punto non era più capita, neppure da tanti ebrei che erano usciti
dalla terra di Palestina, e quindi nel tempo dell'ellenismo è stata tradotta in greco, e poi arrivando a quella latina e arrivando appunto a noi, questa tripartizione è stata smembrata, diremmo, in quattro parti, che è quelle che trovate nelle introduzioni delle nostre Bibbie, cioè in quante parti si dividono e quali sono i gruppi dei libri dell'Antico Testamento. Per noi sono quattro: il Pentateuco, i libri storici, i libri profetici e i libri sapienziali. Se volessimo fare un confronto tra il modo di organizzare della Bibbia ebraica, gli storici e i profetici in un certo senso possono essere aggruppati in quella che la Bibbia ebraica chiama libri profetici, anche se la corrispondenza non è così diretta. In questo quadro io ho messo un asterisco a quei libri, per esempio Neemia, Ester, Daniele, che nella Bibbia ebraica sono compresi nel terzo gruppo, quello dei Ketuvim, mentre nella Bibbia cattolica, nella Bibbia cristiana, sono presenti nei libri storici e nei libri profetici. In più, voi vedete dei libri, dei nomi sottolineati, sono libri che non esistono nella Bibbia ebraica e appaiono per la prima volta nella Bibbia greca. Per questo sono chiamati deuterocanonici, cioè riconosciuti come canonici in un secondo tempo. Deutero vuol dire secondo in greco. Quelli, per esempio, che le chiese protestanti non riconoscono e che la Bibbia cattolica invece considera libri ispirati. Di tutto questo ricordiamoci la tripartizione: legge, profeti e scritti. Non solo come tripartizione, come modo di organizzare i libri, ma anche come temi, come modo di interpretarli questi libri. Un altro modo per dire la stessa cosa: la biblioteca dell'Antico Testamento. Da una parte abbiamo la tripartizione che usano gli ebrei ancora oggi, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Per questo, prendendo le iniziali di queste tre parole, loro chiamano la Bibbia Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh, per esempio. Noi distinguiamo in quattro parti: Pentateuco, libri storici, libri profetici e libri sapienziali. Dedichiamo due minuti a recuperare brevemente in una slide quello che abbiamo visto l'anno scorso in 5 serate. La legge è stato il tema del 2017, cioè i primi 5 libri della Bibbia, che sono il nucleo, abbiamo detto, per usare un'immagine, di tutta la scrittura. Cosa contengono questi libri? È un ripasso, però visto che è passato un anno è utile raccogliere, anche perché poi tutto è collegato. Non ci ricordiamo la prima tappa, la seconda si appoggia e magari potrebbe non stare in piedi. Questi libri contengono due cose: dei racconti e dei comandamenti dal punto di vista del genere letterario. È diverso, un conto è raccontare, un conto è fare una lista di precetti, capite, no? Tutte queste due cose sono dentro, mischiati nei primi 5 libri della Bibbia. Il racconto delle origini del popolo ebraico, i passi importanti li conosciamo: la chiamata di Abramo e l'alleanza con Abramo, la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, il cammino nel deserto e l'alleanza al Sinai, fino ad arrivare alla sponda del fiume Giordano, dove cominceremo quest'anno riprendendo il filo, ok? Cioè la soglia della terra promessa. Il fiume Giordano è simbolicamente la soglia che permette di entrare nella terra promessa. Quindi ci sono molti capitoli del Pentateuco che sono racconti. Ci sono altrettanti molti capitoli del Pentateuco che sono codici di legge, quindi i comandamenti. Non solo i 10 comandamenti che conosciamo a memoria, ma tantissimi codici. Quando si dice codice si intende appunto un insieme di leggi. Cosa sono i comandamenti e gli altri codici? Sono le clausole, quindi le condizioni dell'alleanza, del patto che Dio rinnova con Israele nel deserto. Quindi ci sono molti capitoli del Pentateuco che contengono liste di leggi. Questi 5 libri parlano del tempo e delle circostanze in cui è stata istituita l'alleanza tra Dio e il popolo. È stata istituita, quindi è nata, è l'inizio, è l'origine, ok?
non solo la prima tappa, ma anche l'origine, quella che non passa mai, a cui sempre ci si deve riferire come il punto di riferimento, passando il tempo. L'azione liberatrice di Dio che è avvenuta nel passato termina in un comandamento. Questo è importante, un po' forse difficilino, ma importante da cogliere. Il comandamento lo sappiamo: io sono il Signore tuo Dio, ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Questo è il passato, quello che è avvenuto. Adesso, da adesso in avanti, non avrai, vedete, il verbo al futuro. Prima ti ho fatto uscire, il verbo al passato. Adesso non avrai futuro, altri dei di fronte a me. Quindi il comandamento vale per il presente e condiziona, determina il futuro. Cioè, chi obbedisce al comandamento può entrare, e non solo entrare, ma anche rimanere nella terra promessa. Il popolo può riconoscere Dio solo se obbedisce alla sua legge e non segue gli idoli. Quindi, per riassumere questo tema dell'anno scorso, questi libri, pur essendo parte della storia della salvezza, quindi la prima parte, contengono anche le condizioni generali affinché l'alleanza possa continuare nel tempo e quindi anche possa continuare la benedizione di Dio. Nasce dunque la domanda del narratore, la domanda che porta avanti la storia: il popolo rimarrà fedele? È quello che vediamo nei libri che seguono. Fino a qui abbiamo parlato di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Cioè, sono alcune parole che piano piano nella grammatica del cristiano potrebbero entrare. Non sono parolacce, possiamo usarle tranquillamente, non viene battuta per stare svegli, perché vedo che qualcuno già... No, io capisco che l'orario è così. Però, siamo anche in quaresima. Allora, il tema di quest'anno, i profeti. Dire profeti, dire profezia è la stessa cosa, perché la profezia non è qualcosa di astratto, è quello che vivono i profeti. La risposta che Dio attende dal suo popolo alle condizioni dell'alleanza, una risposta che è già iniziata durante il tempo del deserto, è raccontata nei libri dei profeti. Appunto, per profeti possiamo intendere sia alcuni libri storici come i libri profetici propriamente detti. Essi parlano della vita del popolo di Israele. Di che periodo? Dall'entrata di Israele nella terra promessa, siamo attorno al 1200 avanti Cristo, fino, il gruppo di libri che vediamo questa sera, fino alla perdita della terra, cioè il 587, quando, dopo che Samaria era stata conquistata, anche Gerusalemme sarà conquistata e il popolo deportato. Anche se i libri storici vanno anche oltre l'esilio, e parlano anche del ritorno di Israele nella terra. I profeti dicono come Dio vede e considera la storia del suo popolo, cioè come Dio risponde all'alleanza. E attraverso di loro Dio, primo, mantiene la promessa di proteggere il suo popolo e la rinnova. Secondo, rivolge al popolo l'accusa forte di dimenticare la sua alleanza e abbandonarlo. Terzo, il finale è sempre positivo, rivolge al popolo un forte invito a ritornare a lui. È la parola conversione, quindi c'è un legame anche con la quaresima. La conversione in ebraico è la stessa parola del verbo ritornare. Ritornare a Dio, questo vuol dire convertirsi, non vuol dire fare chissà quali cose strane. Ora, solo per così facilitare la visione, cominciamo a riraccontare la storia da Giosuè in avanti. Quindi quella che viene prima di Giosuè è stata la storia dell'anno scorso. Quest'anno vedremo, questa sera, Giosuè, giudici, i re. Dopo Salomone vedete che si dividono le strade, perché i regni si dividono, il regno del nord e il regno del sud. E lì è il tempo, l'ottavo secolo, in cui appaiono i profeti che scrivono anche e che lasciano degli oracoli scritti, fino alla distruzione del regno di Israele
giù sotto, più avanti, ci sarebbe la distruzione del regno di Giuda, quindi il sud, solo che non ho trovato la diapositiva. L'ho cercata, ma la dobbiamo immaginarlo, solo per aiutarci nella visione. Bene, questa è l'introduzione. Siamo pronti per entrare? Siamo pronti? I motori sono caldi. Allora, c'è un'espressione che possiamo imparare, è questa, i profeti anteriori, cioè i libri di Giosuè, Giudici, Primo, Secondo Samuele e Primo e Secondo Re. Sono quelli che vi ho indicato in questa slide. Questo gruppo di libri, che per noi appartengono al corpo dei libri profetici, sono la prima parte dei libri profetici, gli ebrei, la Bibbia ebraica, li mette nel corpo dei profeti e, per distinguerli da quelli che chiamiamo profeti scrittori, li chiama profeti anteriori. Appunto, sono questi libri, costituiscono un'opera pensata come una unità, anche se noi li abbiamo in libri diversi, ma è un'unica opera storiografica pensata da un gruppo di autori. E quando diciamo unica, diciamo, intendiamo che c'è un filo che questa sera noi cercheremo di seguire, che va dall'inizio alla fine di questi libri. Gli altri sono un po' diversi, ma questi li consideriamo un'unità. Brevissimamente il contenuto: Giosuè descrive, parla della conquista della terra promessa sotto la guida appunto di questo condottiero che era il servo di Mosè, quindi c'è un legame. Il libro dei Giudici parla della vita delle tribù in un tempo difficile dopo Giosuè, quando difficile per le invasioni di nazioni straniere che mettevano alla prova le tribù, che vengono difese di volta in volta da un capo militare scelto da Dio, che è appunto il giudice. Vedremo. I due libri di Samuele iniziano a parlare della monarchia, quindi appare il re nella storia della salvezza. Saul è il primo, Davide è il secondo, il più importante. I libri dei re continuano dopo Davide, con Salomone che è figlio di Davide, e dopo Salomone i re dei due regni del nord e del sud, fino appunto alla fine di questi due regni. Il secondo libro dei re, capitolo 17, parla della fine del regno del nord, con la distruzione di Samaria, e il 25 del secondo re, che è l'ultimo capitolo dell'ultimo libro di questa storia, parla della distruzione di Gerusalemme e della deportazione dell'elite di Gerusalemme. Quindi, per darvi un'idea insieme. Adesso entriamo un po' nei particolari. Prima di entrare nei particolari, ancora sottolineiamo diciamo il carattere unitario di questa storia. Non è solo unitaria nella narrazione, ma è unitaria anche nell'idea. È una storia, la chiamiamo profetica, ed ha una tesi, cioè vuole dimostrare una tesi questa storia. Vedremo anche alla fine, ma quando qualcuno scrive, scrive sempre per comunicare qualcosa. Se io non ho niente da comunicare, non scrivo. Certo che se uno è bravo a narrare, non te lo dice così apertamente, te lo fa capire attraverso la storia, come i film, per esempio, no? Nel film c'è qual è il messaggio? Tiriamo fuori il messaggio, però non è che il messaggio ce lo dice uno che entra nel film: ah, il messaggio del film è questo. No, no, ce lo dice le azioni, i discorsi degli attori, la trama, e lo stesso fanno i libri biblici. Quindi è per quello che non è evidente, però c'è. Allora, c'è un filo rosso che attraversa tutta questa storia, quindi non è la semplice registrazione dei fatti. Anzi, sappiamo che nessuna storia è la semplice registrazione dei fatti, perché nel momento in cui uno si mette a scrivere, già scrive a partire dalla sua esperienza, che non è la tua, che non è la sua, è la mia. E fanno così anche gli autori biblici, anche se ispirati, non sfuggono a queste logiche umane. Lo sappiamo anche, l'ispirazione non toglie nulla all'umanità di chi scrive. Quindi non è la semplice registrazione dei fatti uno dopo l'altro, ma un tentativo di capire le cause di quanto è accaduto. E vedremo qual è la cosa difficile da spiegare, che è accaduta nella storia di Israele. La storia è stata composta in diverse tappe, non una volta sola, a cominciare dal tempo del re Giosia. Siamo nel 620 circa avanti Cristo. Quindi, ancora una volta, prendiamo atto che questi libri sono stati scritti
Quindi questa storia è stata scritta in alcune sue parti 500 anni dopo o 600 anni dopo che erano avvenuti i fatti, ok? È importante sapere questo. Perché? Perché evidentemente non hai tutti i dati, ma hai bisogno di interpretare, cioè di dire il perché di quello che è avvenuto. Da un gruppo di scrittori del Regno del Sud, quando il Regno del Nord era già finito. Questo lo recupereremo dopo per vedere, per capire la tesi di questa storia. Ora, perché si chiama, perché gli ebrei li chiamano profeti anteriori? E noi possiamo dire che è una storia profetica. Perché un ruolo fondamentale nella narrazione della storia è riconosciuto ai profeti, non quelli che lasceranno un libro scritto che porta il loro nome. Prima di loro, prima di Isaia, ci sono profeti nella storia di Israele. Solo che non abbiamo una raccolta scritta dei loro oracoli, ma hanno avuto un ruolo importante nella storia. Per questo la Bibbia ebraica li chiama profeti anteriori. Intanto Mosè sappiamo che è chiamato profeta, anzi è considerato il più grande profeta, parlava con Dio faccia a faccia, dopo di lui non sorse in Israele un profeta così grande. Giosuè pure è considerato profeta nel libro del Siracide, è chiamato proprio così, anche se la Bibbia non c'è, se il suo libro non lo chiama così. In Giudici 2 c'è l'apparizione di un messaggero del Signore, appunto un messaggero è un profeta. I libri di Samuele parlano dell'inizio della monarchia, ma portano il nome del grande profeta che ha avuto i primi re. Samuele è un grande profeta. In primo e secondo re la storia della monarchia finisce tragicamente per colpa dei re infedeli all'alleanza, lo vedremo. Solo i profeti si sono spesso opposti alla politica dei re. Ricordiamo il profeta Gad, il profeta Nathan, il profeta Elia, il profeta Eliseo, per fare alcuni nomi di profeti che appaiono in questi libri. Ecco perché li chiamiamo libri profeti anteriori o libri profetici o una storia profetica. In altre parole, una storia letta dal punto di vista di come la vede Dio, non solo di come la vedono gli uomini. Questo vuol dire una storia profetica. Ancora una parola su questa storia. Tecnicamente, negli studi biblici, la chiamano la storia deuteronomista. Non spaventatevi, è la stessa parola di Deuteronomio. Perché? Il filo rosso che attraversa questi libri non parte da Giosuè, ma parte più indietro nel libro del Deuteronomio. E infatti esso appartiene di fatto a questo gruppo di libri, cioè gli autori che erano alla corte di Giosia, che si sono messi a scrivere, hanno cominciato a scrivere la loro storia con il Deuteronomio, il quale funziona da prima parte della storia, è una specie di introduzione che offre la chiave teologica, cioè profetica, di tutta la storia che viene dopo, da Giosuè a secondo re. E per questo gli studiosi chiamano l'insieme di questi libri storia deuteronomista. Qualcuno potrebbe chiedere, e perché adesso il Deuteronomio appartiene al Pentateuco, quindi alla legge, e non più ai profeti? Con il passare del tempo, il libro del Deuteronomio è stato staccato da questo gruppo di libri e attaccato ai primi quattro. Perché? Perché i primi quattro, dal secondo, parlavano della storia di Mosè, no? Che nasce nel capitolo secondo di Esodo. Era normale dire, mettiamo insieme tutti i libri che parlano di Mosè, cioè da Esodo fino al Deuteronomio, il quale termina con la morte di Mosè. Per questo motivo, ma dal punto di vista dell'idea, cioè della teologia, Deuteronomio va con questi libri. E questi libri devono essere capiti alla luce delle chiavi che dà Deuteronomio. Ci siamo oppure sono un po' alto? No, alto, non è che mi sento chissà chi, ma tanto per intenderci. Va bene così? Ok. Perché capite, se io vado avanti qualcuno rimane indietro, non vale la pena. Piuttosto andiamo più piano, ma andiamo insieme. C'è un proverbio in Africa che dice chi va da solo va veloce, chi va insieme va sicuro, perché nella foresta non vai da solo. E questo vale anche per la Chiesa. Quando l'ho sentito mi è sempre rimasto. Ora, la chiave di lettura con la quale gli autori deuteronomisti leggono la storia
si trova dove? Nel Deuteronomio, ok? E appunto Deuteronomio e sono tre grossi discorsi di Mosè, l'abbiamo visto l'anno scorso ma lo rispolveriamo, che Mosè fa nelle pianure di Moab, quindi prima di attraversare il Giordano, prima di morire. Di per sé gli racconta, cioè il quadro cronologico è di una giornata in cui Mosè fa questi tre discorsi, capite che questo è fittizio, ma per dare l'idea. La possiamo trovare riassunta in un testo di Deuteronomio 30, 15, 20, che è la conclusione dell'ultimo dei tre lunghi discorsi. Io qui riporto vari testi biblici, è un po' difficile forse leggerli da lontano, però se qualcuno ha la Bibbia può farlo, Deuteronomio 30, può aprirla, 15, 20, anche per imparare un po' a girare le pagine, perché diventare familiari della Bibbia vuol dire anche imparare a girare le pagine, a trovare i libri e a seguirli. Lo leggo. È Mosè che sta parlando. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Notate che era la prima lettura di ieri, se qualcuno partecipa alla messa ogni giorno, per dire che il tema quaresimale è quello appunto della fedeltà all'alleanza, della conversione. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, attenzione, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica dove? Nella terra in cui stai per entrare, per prenderne possesso. La terra è il tema di questi libri che analizziamo questa sera. Ma al contrario, se non fai questo, se il tuo cuore si volge indietro e tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io ti dichiaro che certo per i denti, vi dichiaro che certo per i denti, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita. È un appello grandissimo alla libertà. Cioè, sta nelle tue mani poter vivere oppure no. Dipende da che cosa? Dalla scelta che tu farai di fronte a questa possibilità doppia che io ti do. Se fai così, la conseguenza è quella. Se fai così, la conseguenza è un'altra. Amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce, salto, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri. Questa è una delle chiavi di lettura di tutti i libri che questa sera vediamo, da Giosuè fino a Re. Un altro passaggio importante di Deuteronomio, perché vi dico che appunto dobbiamo conoscere Deuteronomio per capire i libri di questa sera, è il capitolo 18, dove si parla dei profeti, appunto il nostro tema. La storia deuteronomista fa una lettura profetica della vicenda del popolo di Israele, cioè legge la storia dal punto di vista di Dio. In Deuteronomio 18, 9, 22, quindi potete prendere il testo, leggiamo che Dio, per aiutare il popolo a mantenersi fedele all'alleanza, quello di cui parlava prima nel capitolo 30, promette di suscitare i profeti che parleranno al popolo in suo nome affinché non abbandoni l'alleanza. Deuteronomio 18, 9, 22. Non preoccupatevi di prendere troppe note, perché questo file poi si può distribuire. L'importante è seguire un pochettino la logica e anche raccogliere qualcosa che ci parla. Dice Mosè al popolo: quando sarai entrato nella terra, vedete, che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini di quelle nazioni, cioè stai attento a non seguire gli abomini di quelle nazioni, tu sarai irreprensibile. Salto, il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto, avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Ore, quando dici non posso vedere direttamente il Signore, dammi un intermediario.
Io, versetto 18, io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole. Ecco chi è il profeta. Dio mette nella bocca del profeta le sue parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Cioè Dio continuerà a parlare al suo popolo, non più attraverso Mosè oppure direttamente i comandamenti, che comunque rimangono in vita, ma attraverso il profeta che renderà presenti e attuali i comandamenti e le conseguenze dei comandamenti, perché cambieranno le situazioni, capite? Quindi l'obbedienza ai comandamenti non sempre e non in tutti i luoghi sarà fare la stessa cosa. Il profeta aiuterà a capire in quel momento lì cosa vuol dire essere fedeli al Signore. Questo è importante da capire, penso. Bene, lasciamo Deuteronomio, cioè l'introduzione teologica ai libri, diciamo alla storia deuteronomista, ai profeti anteriori, e cominciamo a percorrere questi libri. Siamo tutti insieme, qualcuno si è perso. Ci siamo, né? Benissimo. Uno sguardo sul libro di Giosuè, contenuti. I primi 12 capitoli, la conquista della terra, dal 13 al 21 la distribuzione del territorio tra le 12 tribù, tecnicamente dovremmo dire tra le 11, perché la tribù di Levi non ha diritto a un posto, ma ci sono delle città sacerdotali, no? Dal 22 al 24, fine della missione di Giosuè, ultimo discorso, assemblea di Siche. Il periodo va dal 1250 al 1200. Ora, il processo attraverso cui Israele è entrato in possesso della terra di Canaan è presentato in questo libro in un quadro che ha alcune caratteristiche. È un quadro idealizzato. Non immaginiamo che le cose sono avvenute esattamente così, anche perché sappiamo che sono state scritte quanto tempo dopo? 600 anni dopo. Com'è possibile? Cioè, non c'era nessun giornalista che prendeva nota a quel tempo. Idealizzato, cioè parla di una conquista in cui Dio interviene miracolosamente in favore del suo popolo, continuando quello che aveva fatto in Egitto. E questo non vuol dire che sia inventato, eh? Idealizzato non vuol dire inventato dal nulla, vuol dire che il modo di parlare è più del soggetto, cioè dello scrittore, che dei soggetti, degli attori di quel tempo. E anche stilizzato, cioè tutto ruota attorno alla figura di Giosuè, che dirige le battaglie e divide la terra, e concludendo con il suo saluto e morte. A livello storico non è difficile immaginare che le cose siano avvenute in modo più variegato e prolungato nel tempo. Ora, qual è il segreto di Giosuè? Qui entriamo già nell'interpretazione. Dio parla a Giosuè all'inizio della sua missione, siamo al capitolo 1, leggiamo i versetti 7-8, e gli rivela che il successo delle sue imprese è condizionato a che cosa? Non può che essere diversamente, visto l'introduzione di Deuteronomio, all'osservanza della legge, ok? Guardate, questo è il ritornello di questa sera. Portiamo via questo, è abbastanza. Trasmessa da Mosè. La sua forza e coraggio non consistono tanto nel valore militare, ma nella fedeltà all'alleanza con Dio. Leggiamo i versetti 7 e 8 del primo capitolo. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per... Guardate, ci vuole coraggio non per combattere, ma per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge. Uno così dice, cosa vuol dire? Non si allontani dalla tua bocca. È che a quel tempo la lettura era sempre pronunciata, non era mentale. Quindi leggere voleva dire pronunciare, eh? Non si allontani dalla tua bocca. Ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Tra parentesi, vale anche la pena notare che la legge di Mosè, a questo punto, cioè quando gli scrittori scrivono, siamo alla fine del secolo VII, è già contenuta in un libro scritto. Ok? Non al tempo di Giosuè, al tempo degli scrittori, quindi fine VII secolo. Il libro della legge diventa il punto di riferimento e l'autorità suprema in Israele. Non è una persona, neppure il re, neppure un capo militare, l'autorità suprema in Israele, ma è il libro della legge.
Quindi la legge al centro. La legge in vigore nella terra conquistata è la legge di Mosè. Il vero sovrano del paese conquistato è il libro della Torah. Non è Giosuè, non sono i giudici, non sono i re. Ecco perché il profeta è importante, perché il profeta ricorda le esigenze della legge. Ma tutti sono soggetti, sono tenuti ad obbedire alla legge. E qui è interessante questo passaggio. Giosuè 8, 32-34, in quel luogo, a un certo punto delle battaglie, Giosuè scrisse sulle pietre una copia della legge di Mosè, che questi aveva scritto alla presenza degli israeliti. Tutto Israele, gli anziani, gli scribi, i giudici, il forestiero, come quelli del popolo, stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore. Una metà verso il monte Garizim, l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prescritto Mosè, servo del Signore. Giosuè lesse poi tutte le parole della legge, la benedizione e la maledizione, cioè occorre continuare a far risuonare queste parole per non dimenticarle, perché l'obbedienza a queste parole è la garanzia della benedizione, della vita. Siamo alla fine del libro, quando Giosuè muore lascia un testamento. Tra l'altro i testamenti nella Bibbia, ce ne sono tantissimi, sono tra le parti più importanti. Quello che celebriamo ogni giorno è il testamento di Gesù, o no? Che riassume tutti gli altri testamenti, Nuovo e Antico Testamento. Nel suo ultimo discorso, prima di morire, Giosuè affida in eredità al popolo ciò che possiede di più prezioso. Senza leggere sapete oramai cos'è. Cos'è che Giosuè possiede di più prezioso? La legge, la Torah, e ripete al popolo ciò che Dio aveva detto a lui all'inizio. Sii forte e coraggioso, ricordate? Ecco cosa dice. Voi, Giosuè 23:3-6, voi avete visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni, scacciandole dinanzi a voi. Il Signore stesso vostro Dio ha combattuto per voi. Possiamo andare giù. Versetto 6. Siate forti nell'osservare e mettere in pratica quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, senza deviare da esso né a destra né a sinistra. Cominciamo anche a riconoscere le frasi stereotipe che appaiono nella Bibbia, perché erano trasmesse oralmente, quindi usi frasi abbastanza, alcune cose erano trasmesse oralmente. Quindi quella di Giosuè possiamo considerarla un'età dell'oro, nel senso della fedeltà all'alleanza. Giosuè rinnova l'alleanza tra il popolo e Dio e la registra nel libro. Poi erige un monumento per ricordare questa rinnovazione. Il tempo di Giosuè è un'età dell'oro, non tanto per le vittorie militari che Israele ha avuto, che tra l'altro gli studi dicono che di battaglie ce ne sono state ben poche, perché l'archeologia non ha trovato, per esempio, a Gerico, in questo tempo del 1200, nella stratigrafia dell'archeologia, la città, ci sono le prove che non esisteva. Uno dice, ma allora tu hai inventato? No, è stilizzato e... Quindi non tanto per le vittorie di Israele, ma per la fedeltà del popolo alla legge. Andiamo avanti, libro dei giudici. Quindi io vi do un po' un riassunto con due o tre testi chiave del libro. Più di così penso che non riusciremo questa sera a fare. Anzi, se arriviamo alla fine vivi è già una buona cosa. Ci siamo, qualcuno sta cominciando a... Alzate la mano se vedete che... Insomma, la barca affonda. Uno sguardo sul libro dei giudici. Giudici è il nome che la Bibbia dà ad alcuni, è difficile definirli, ma tentiamo, condottieri carismatici che Dio suscita per liberare le tribù di Israele dai nemici esterni. Il periodo è tra il 1002 e il 1000, okay? Circa 200 anni, anche se è difficile definire. Quelli che storicamente erano personaggi legati alla vita di una tribù, una volta l'una, una volta l'altra, nella storia finale, cioè 600 anni dopo, diventano eroi nazionali. Il quadro anche qui è idealizzato per coprire questa fase della storia della salvezza. I contenuti, il primo è l'introduzione, da 2 a 16 c'è la storia dei giudici, distinti in giudici maggiori, che non sono quelli che fanno le cose più grandi, ma sono quelli che hanno un pezzo di libro più lungo dedicato a loro.
e i giudici minori che sono soltanto citati, ma non si parla, non si dice specificamente qualcosa di loro. Anche qui non si tratta di una semplice cronaca degli eventi, ma una rilettura a partire dalla tesi che già conoscete. Qual è la tesi? Se obbedisci alla legge, continuerai a godere della terra in pace. Se disobbedisci, stai attento perché vai a finire male. Io l'ho riassunto un po' così, però. Ora, finisce l'età dell'oro. Guardate il collegamento tra la fine di Giosuè e l'inizio di Giudici. Giosuè 28, 29, 31. Dopo questi fatti, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni e lo seppellirono nel territorio della sua eredità. Israele servì il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele. Andiamo a Giudici 2. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni. Questa è la tecnica delle tegole, cioè un pezzettino del libro di prima viene ripreso dal libro successivo per far capire che c'è una continuità. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, cioè quella di Giosuè. Dopo di essa ne sorse un'altra che non aveva conosciuto il Signore né l'opera che aveva compiuto in favore di Israele. Qual è il rischio qui? Quello di dimenticarsi dell'alleanza. Non l'hai conosciuto? Non hai visto cosa ha fatto? La tesi del libro dei giudici è presente in modo molto chiaro nel capitolo 2. La causa della crisi di Israele, e quindi del fatto che i filistei e gli altri continuano ad avere la meglio su Israele, qual è la causa? L'aver abbandonato il Signore e aver adottato il culto di Baal. Baal sono gli dei dei cananei, cioè quel popolo che abitava la terra quando Israele è entrato. Cioè, assumere il culto, un altro culto, non vuol dire solo cambiare la preghierina, ma vuol dire anche assumere altri comportamenti a livello sociale, a livello economico, a livello politico. Capite che le cose sono ben, ben complesse. Questo è un testo lungo, però leggiamo alcune frasi. È il capitolo 2 di Giudici, che contiene la tesi. Gli israeliti facevano ciò che è male agli occhi del Signore e prestavano culto a Baal. Fare ciò che è male agli occhi del Signore è una tipica frase dello storiografo deuteronomista. La vedremo tantissime volte in questi capitoli. Naturalmente l'invito è, durante qualche tempo, leggere personalmente tutti questi capitoli, avendo in mano delle chiavi di lettura. Vedrete, ritornerà spesso. Quel tal re fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ora, leggo soltanto alcune parti. Quando Israele faceva il male, divampava, versetto 14, divampava l'ira del Signore contro Israele. E questa ira del Signore lo portava ad abbandonare Israele in mano ai predatori. Una piccola nota linguistica. Divampava l'ira del Signore. In ebraico è che il naso del Signore diventava rosso, se dovessimo tradurre alla lettera, eh? Cioè ora questi Israele rimaneva alla mercé dei popoli vicini, i quali lo conquistavano. Israele soffriva, gridava al Signore e il Signore gli mandava, era mosso a compassione e gli mandava il giudice. Durante la vita del giudice le cose andavano bene, morto il giudice Israele di nuovo abbandonava il Signore. È una specie di ciclo, no? Che si ripete spesso nella storia dei giudici e che questo capitolo 2 sintetizza molto bene. Naturalmente anche qui noi vediamo un modo stilizzato di descrivere la storia, però appunto a partire dalla tesi. Andiamo avanti. Vi ripeto, sono tutti scritti come un'unità questi libri, né? Se poi li hanno divisi era per un motivo molto pratico, perché siccome non c'erano i libri così, ma c'erano i rotoli di papiro di pergamena potevano essere al massimo grossi non so quanto, ma a un certo punto bisognava interrompere, tagliare, quindi il rotolo dopo si chiamava Samuele, ma continua la storia, eh? Uno sguardo su questi due libri, che tra l'altro nella Bibbia ebraica sono un libro solo, come re un libro solo.
raccontano eventi fondamentali della storia di Israele, cioè l'inizio della monarchia dopo l'età dei giudici, la conquista di Gerusalemme. A partire da qui si parla di Gerusalemme fino all'ultima pagina della Bibbia, la Gerusalemme celeste, quindi è un tema enorme, bellissimo. Prima Gerusalemme non si conosceva, è Davide che la conquista, era una città dei Gebusei, una città così sconosciuta. L'ingresso dell'arca nella città, la promessa di Dio a Davide, vedremo, l'unificazione delle tribù sotto un unico regno. Prima erano un po' sparpagliate, no? Adesso vengono unificate da un re. Quindi questi sono i temi di questi libri. Il profeta Samuele, che dà il nome ai libri, è una figura decisiva in questa transizione tra l'epoca dei giudici e quella dei re. Per questo dà il nome ai libri. Essi parlano dei primi due re di Israele, Saul e Davide, ma iniziano a narrare la nascita e la vocazione di Samuele, come a dire, va bene il re, però guarda che più importante del re è il profeta. Quando inizia la monarchia è il profeta che unge, per mandato di Dio, i primi due re di Israele. Brevissimamente i contenuti di questi due libri, i primi tre capitoli, Samuele e i figli di Eli, che erano dei sacerdoti, le vicende relative all'arca dell'alleanza, i capitoli che parlano di Saul, primo re di Israele, i capitoli che parlano del tramonto di Saul e dell'ascesa al trono di Davide, Davide re su Giuda e Israele, storia della successione al trono dopo Davide, appendici. Salomone e avanti saranno i libri dei re. Okay? Ora, il tema di questi libri è l'avvento della monarchia sotto la guida di Samuele, giudice e profeta. È un po' tutte e due le cose, Samuele. È l'ultimo dei giudici e non è il primo chiamato profeta nella Bibbia, ma che assume questa fisionomia è proprio il primo. La lezione fondamentale, ve l'anticipo, che ricaviamo da questa storia, sempre nella linea della tesi di questa storia che stiamo analizzando, è che l'esercizio del potere regale deve essere sempre subordinato alla parola del Signore. Chi è che trasmette la parola del Signore? È il profeta, ok? Ecco perché è storia profetica. Ora, parlare di re vuol dire, è opportuno spiegare un attimino, l'esperienza della monarchia per Israele è stata un'esperienza ambigua, cioè questi libri contengono sia una valutazione negativa sia una valutazione accettata, diciamo, del re. Però il maggior peso, se abbiamo una bilancia, il maggior peso è sul piatto negativo della bilancia. Vedremo il perché. Il criterio con cui gli autori deuteronomisti leggono la storia della monarchia è espresso dove? Non poteva che essere nel libro chiave dell'inizio, dell'introduzione. Deuteronomio 17, 14, 20 presenta l'ideale di re. Leggiamo alcune frasi. Quando sarai entrato nella terra, è sempre Mosè che parla al popolo al di qua del Giordano, prima di entrare. Il Signore nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso, se dirai, voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Quindi attenzione, non è una democrazia Israele, e neanche una monarchia come la intendiamo noi. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Andiamo avanti al versetto 18, qui c'è un passaggio molto bello. Quando si insedierà sul trono regale, il re, sapete cosa deve fare? Scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, cioè la legge di Mosè. Deve farsene una copia. Non si andava alle Paoline a comprare il libro della Bibbia a quel tempo, uno doveva trascriversela. Ora, tra parentesi, una copia di questa legge in greco hanno scritto Deuteros Nomos, che letteralmente è una seconda legge, ma che vuol dire una copia della legge. Da questo passaggio prende il nome il libro del Deuteronomio, copia della legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui il re, ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore suo Dio,
a osservare tutte le parole di questa legge. Cioè, se devi guidare il popolo dell'alleanza, devi essere tu il primo a conoscere bene le clausole dell'alleanza e a viverle. Ecco il valore, l'importanza e la responsabilità che il re ha in Israele. Ora, vi dicevo che la monarchia è un valore valutato in modo ambiguo in questi libri di Samuele e di Re. Di fatto sono molto pochi i re che hanno risposto adeguatamente a questa missione religiosa di Deuteronomio 17. Sono solo Davide, Giosafat, Ezechia, Giosia, se ne aggiungono un altro paio che poi vedremo. Tutti, tra l'altro, del sud, poi vedremo il perché. Il regno del nord, poveretti, tutti negativo, non c'è nessuno che si salva. Per questo gli autori, che vi avevo detto, scrivono verso il 620 a.C., cioè quando il regno del nord era già finito, e scrivono anche in un'altra fase durante l'esilio, quando anche Gerusalemme già era finita, proiettano l'ambiguità della monarchia, cioè quello che hanno visto nella storia, nelle sue origini. Questo è una cosa utile da ricordare. Cioè, per la mentalità antica, e quindi anche quella ebraica, è normale guardare alle origini per spiegare il presente. Quindi chi scrive 600 anni dopo, per spiegare quello che ha visto in questi 600 anni, dice: guarda, all'inizio deve essere stato così. È comprensibile che storicamente, di fronte a un cambiamento così grande, cioè l'introduzione della monarchia, ci siano state due tendenze opposte. Una che diceva: no, il re non serve, abbiamo qui i nostri giudici, Dio è il nostro re, quindi per la quale le tribù potevano vivere autonomamente contando con l'aiuto di alcuni eroi come i giudici, e un gruppo invece innovativo, convinto della necessità di un re che unificasse le tribù. Ora, gli autori della storia che stiamo leggendo danno voce ad entrambi questi partiti. Anche qui una cosa interessante, cioè quando compongono la Bibbia in genere non fanno selezione solo di una cosa, tengono insieme, anche perché sono tradizioni antiche che loro hanno ricevuto. La voce contro la monarchia, soltanto un testo, Samuele, profeta, è il portavoce del partito dell'opposizione alla monarchia, anche se poi dovrà, per mandato di Dio, ungere i primi re. Però lui dice: attenzione, ora, a partire da quello che dice Samuele, intendiamo che non è Dio che vuole un re per il suo popolo, bensì il popolo che lo vuole. In 1 Samuele 8, 5, 9, noi abbiamo un esempio, cioè un passo importante che rappresenta questa posizione. Tu oramai sei vecchio, è Dio che parla a Samuele, e i tuoi figli non ricalcono le tue orme. Sono gli israeliti che parlano a Samuele. Stabilisci quindi per noi un re che ci governi, quindi sono loro che lo vogliono, come avviene per tutti i popoli. Ecco, imitiamo anche noi gli altri, no? Attenzione a imitare gli altri, dimenticandosi di quello che Dio ti ha detto. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, cioè non gli è piaciuta, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Quando lui doveva cercare di capire come avvenivano le cose, si ritirava e andava a parlare con Dio. Il Signore disse a Samuele, rispondendo alla sua preghiera: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro, come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei. Vedete la lettura profetica della storia. E quindi Samuele diceva: beh, state attenti a quello che vi aspetta, perché il re farà questo, prenderà quello, è in testa. C'è anche una voce a favore della monarchia, non esplicitamente, cioè non molto forte, ma c'è di fatto, perché la monarchia di fatto avviene e Dio incarica Samuele di ungere il re. Quindi l'altro partito vede la monarchia come una innovazione provvidenziale voluta da Dio per orientare verso nuovi orizzonti la storia del suo popolo. Il testo di Deuteronomio 17 che abbiamo letto parla del re, quindi questo è una testimonianza
che anche se non è stata un'idea originale di Dio come iniziativa, Dio in qualche modo alla fine ha finito per prenderla. E ci mostra che la monarchia è inserita, ecco qua, in una visione teologica della storia. Cioè il re è un servitore del piano di salvezza di Dio. Quindi deve farsi una copia della legge e studiarla bene giorno per giorno. Come il cristiano di oggi, che non dovrebbe passare una giornata senza leggere un passaggio della scrittura. Così ne siamo tutti re. Del resto il battesimo ci ha fatti re, sacerdoti e profeti. Sono dei collegamenti che però non sono così astrusi, vengono dalla Bibbia. Il re porta due novità nella storia: l'unificazione del potere tra le tribù, cosa che la storia ha mostrato necessaria e utile, e il principio dinastico, che diventa garanzia di continuità. I testi di cui parliamo sono dei racconti, non espongono teorie, ma narrano la storia interpretandola, come vi dicevo. Ora, è importante il tempo della monarchia perché in qualche modo con Davide Dio rinnova una promessa, un'alleanza che è quella che viene da lontano. Gli autori della storia hanno idee chiare che orientano il racconto nel suo insieme. Esse si comprendono a partire dalla situazione nella quale gli autori compongono la storia, quindi il tempo di Giosia. A chi legge con calma 1 e 2 Samuele non può sfuggire la netta sensazione che gli autori sono apertamente, a volte sfacciatamente, favorevoli a Davide. Non sono parziali. Uno dice, ma come, ispirati da Dio? No, non sono parziali. Sono filo Davide, punto a capo. Essi giustificano il fallimento di Saul e presentano Davide come vincitore. Saul non ha obbedito a quello che Dio aveva ordinato di fare. Uno dice, ma anche Davide ne ha combinate di cotte e di crude. Sì, però c'è una differenza, perlomeno questi autori sottolineano la differenza. Eppure, appunto, entrambi commettono peccati agli occhi di Dio e vengono rimproverati dal profeta. Questa è una caratteristica. Il profeta andava dal re e gli tirava le orecchie. Voi ditemi, in quale monarchia del mondo intero una persona può permettersi di andare dal re e dire tu sei un cretino? E lei dice, senti, guardie, per favore, prendetelo, questo qui non esiste più. No, invece no, in Israele il profeta andava e tirava le orecchie al re. Ora, alcuni re ascoltavano il profeta, sono quelli che facevano il bene agli occhi del Signore, altri invece no, e perseguivano i profeti, la maggioranza. Ma mentre Saul resiste a questo rimprovero, Saul non ascolta, non abbassa la testa. La differenza è che Davide abbandona ogni difesa davanti a Dio. Sappiamo le storie, poi le vedremo. L'accento non è posto sulla violazione del precetto, ma sulla ribellione che essa, questa violazione, manifesta e che può essere riparata con il pentimento. Qui stiamo interpretando. Il vero peccato in questa storia dei re non è negare Dio, scusate, è negare Dio e porre la speranza in se stessi più che in Lui. La santità, nella sua radice, prima ancora che in una purezza rituale o in una coerenza morale, consiste nell'umile accoglienza della grazia, cioè nel piegare la testa di fronte al profeta che ti dice tu hai sbagliato, e il re dice sì, ho sbagliato, chiedo perdono. Questa è la grandezza di Davide. Perché è un uomo secondo il suo cuore, Dio rivolge a Davide una solenne promessa che riguarda la sua discendenza. Naturalmente sto seguendo la tesi degli scrittori deuteronomisti, che è quella che noi abbiamo nella nostra Bibbia. Non ce n'è un'altra in questi libri. Ok? Come andiamo con resistenza? Perché io ho ancora alcune slide. Ce la facciamo? Sono ancora una decina. No, l'importante è quello che facciamo, che ci parli, che riusciamo a seguirlo, no? Nei passi, altrimenti. Ora, la promessa a Davide non possiamo non leggerla, perché qui comincia una storia che arriva, attraversa mille anni e arriva a Nazareth, all'annuncio dell'angelo a Maria.
Ora dunque dirai al mio servo Davide, questo è Dio che sta parlando a Samuele, a Natan, profeta Natan. Così dice il Signore degli eserciti, secondo Samuele 7, è un testo che dobbiamo ricordare, secondo Samuele 7. Io ti ho preso dal pascolo, fa tutta la storia, e il giorno in cui Davide si sveglia e dice, caspita, non ho costruito il Tempio, devo costruire il Tempio, no? E Natan gli dice, beh, hai ragione, vai, costruisci. Poi però di notte Dio parla a Natan e dice, senti Natan, vieni qua, vai là da Davide a dirgli questo e questo. Quindi lì il profeta il giorno prima parla delle sue idee, il giorno dopo trasmette le idee di Dio. Interessante, eh? E gli dice, guardate il versetto 11, il Signore ti annuncia, che l'ho sottolineato, che farà a te una casa, intendendo per casa un casato, una discendenza. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Egli edificherà una casa al mio nome. Sappiamo chi è questo? Salomone, che costruisce il Tempio. E io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. È una formula di alleanza questa, quella che nell'Esodo si usava per il popolo. Qui il re è rappresentante del popolo. Dio continua a mantenersi fedele a quello che ha cominciato, non cambia. Chi cambia è il popolo. Ora, è una nuova alleanza che guarda al futuro, perché per sempre questa discendenza sarà stabile. Davide accetta di essere giudicato dalla parola di Dio e riconosce le sue colpe. L'episodio classico è quello dell'adulterio con Bezzabea e dell'omicidio di Uria l'ittita, dove Davide in una volta sola infrange due dei comandamenti più importanti della legge, cioè l'adulterio e l'omicidio. Proprio ha fatto bis. È sorprendente, guardate, è sorprendente che si racconti un episodio di questo tipo a proposito del più grande re di Israele e di Giuda, capite? Cioè se qualcuno, chi scrive le storie normalmente è chi sta alla corte, no? Quindi deve scrivere per dare ragione al re, qui no, è sorprendente, non ci sono paralleli in altre letterature di un giudizio così forte di un re, perlomeno un re che continua nella sua carica, perché se è un re che cade in disgrazia si può parlare male di lui, ma se è il re che continua, facci piano, o no? Davide, il più grande re di Israele, è rimproverato e condannato da un profeta Natan. La sua reazione è esemplare. Ascolta il profeta e ammette la sua colpa. Davide subirà la conseguenza dei suoi crimini, ma non perderà il trono né la promessa che Dio gli ha fatto in 2 Samuele 7. Dio non torna indietro. Con questa promessa entra nella storia quella che noi chiamiamo l'attesa messianica. Qui c'è già il tema del Messia, in qualche modo. La storia del popolo di Israele è contrassegnata nel passato dalle alleanze di Dio con Noè, con Abramo, con Giacobbe, con Mosè, e ora è rilanciata al futuro, verso una nuova alleanza che sarà eterna e che vedrà sedere per sempre sul trono di Davide l'Emanuele. Quello che l'angelo Gabriele dice a Maria. Qui faccio la domanda, la storia sacra può essere una storia tendenziosa, secondo voi? Non si addice a una storia sacra, eppure è così, è tendenziosa. La storia del Medio Oriente antico non dà conferme della grandezza del regno di Davide e di Salomone, così come è scritto nella Bibbia. Neppure l'archeologia può farlo, perché non è rimasto granché nel palazzo del Tempio di Salomone. Davide e anche Salomone, storicamente, Davide deve essersi imposto perché ha opposto una resistenza più organizzata contro la pressione dei Filistei. E andiamo avanti. Solo più tardi, quindi quando scrivono questi autori, Gerusalemme è diventata una città importante, la più importante della regione. E i re di Giuda hanno fatto del loro antenato il primo re di un grande regno. Quindi la storia di Davide, così come raccontata nel 620, giustifica le pretese del re di Giuda sui territori del nord,
che erano passate sotto l'egemonia assira, ma che poco a poco va perdendo. La storia biblica di Davide e Salomone è per molti versi un'opera di propaganda politico-religiosa, che non si fa problema di aumentare le gesta dei suoi eroi. Vi lascio un compito a casa, vedete chi ha ucciso Golia. Noi tutti sappiamo che è stato bene. Vedete 2 Samuele 21,19 cosa dice? Non è Davide che ha ucciso Golia, è un soldato, un altro soldato. Soltanto che naturalmente, come dice un proverbio francese, si presta solo al re, no, cioè agli altri non si presta. Anche il tempio di Salomone deve essere ridimensionato, ed è scritto così per mostrare che all'inizio del regno esisteva un culto unico e riconosciuto da tutte le tribù, e ciò serve nel tempo in cui gli scrittori stanno scrivendo per giustificare la riforma del re Giosia, il quale ha detto: non ci deve essere nessun altro santuario se non quello di Gerusalemme, perché là voi adorate cose che poi vi portano lontano, quindi solo a Gerusalemme si può adorare. Andiamo avanti, gli ultimi 2 libri, quindi c'è una buona notizia, coraggio, chi sta per soccombere, gli ultimi 2 libri, 1 secondo re, anch'essi nella Bibbia ebraica sono un libro unico, contengono la storia della monarchia dalla fine della vita di Davide, primi capitoli, fino alla fine della monarchia in Israele. Ci sarà poi solo un altro breve periodo nel secondo secolo, i Maccabei, che riprendono un attimo il potere politico, ma da qui in avanti non ci sarà mai più autonomia politica in Israele. Contengono la storia della monarchia appunto fino alla fine. Il testo si compone di brevi cronache dei regni, accompagnate normalmente da un giudizio che nella maggioranza dei casi è negativo. Fece il male agli occhi del Signore, quindi screditato. Ogni tanto si inserisce qualche episodio diverso, come i racconti, quindi delle narrazioni, sui profeti Elia e Eliseo. Qui vi do la lista dei contenuti e il tema di questi libri, appunto la monarchia. Con Salomone comincia la decadenza della monarchia, quindi è appena cominciata e già comincia a mostrare i suoi lati deboli, che si esprime nella divisione del regno in due. Al sud, regno di Giuda, continua la dinastia davidica secondo la promessa di 2 Samuele 7, mentre al nord si susseguono varie dinastie, con molte lotte interne, uccisioni e robe varie. Entrambi i regni soccombono nelle mani di popoli più potenti che deportano molti dei loro abitanti, facendo nascere la domanda: ma perché? Perché il popolo di Israele è stato trattato così? Il testo del testamento di Davide, nel primo libro di Re, capitolo 2, Davide dice al figlio: osserva la legge del Signore tuo Dio. Cosa vi ricorda? Testamenti che abbiamo già visto. Vedete, il filo è sempre quello, procedendo nelle sue vie, eseguendo le sue leggi, come sta scritto nella legge di Mosè. Perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto. Qui aggiunge un elemento. Come Dio fece con Giosuè, ora Davide racconta al figlio, raccomanda al figlio di osservare l'alleanza con Dio. A questa fedeltà è legato il futuro della dinastia di Davide. Quindi la chiave della successione è la stessa chiave della lettura di tutta la storia della monarchia, cioè la fedeltà a Dio. Dopo Salomone i regni si dividono, per un motivo anche pratico, perché le tribù del nord sentivano la pressione fiscale del regno del sud troppo forte. E allora uno dei generali di Salomone dice al figlio di Salomone: senti, alleggeriscici un po' le tasse. Lui dice: niente da fare, qui non si alleggerisce niente. Ah, eh? Benissimo, allora noi stiamo da soli. Si riunisce le sue tribù e, per non fare in modo che queste vadano ad adorare al Tempio di Gerusalemme, costruisce 2 templi. Uno a Dan e l'altro a Betel, e lì dentro ci costruisce il vitello. Il vitello nella tradizione ebraica era il luogo dove Dio appoggiava i piedi, ma guarda caso era anche il simbolo degli dei dei cananei, i Baal. Quindi il passo alla idolatria era già aperto, okay? Ora questa non la leggiamo, è solo la tabella dei re di Giuda e questa è la tabella dei re di Israele, quindi paralleli vanno, no? I 2 libri raccontano i 2 regni parallelamente.
È interessante questa tabella perché i re che sono, diciamo così, evidenziati con colore scuro, sono quelli obbedienti a Dio. Quelli un pochettino più chiari sono quelli obbedienti per un periodo e poi ribelli, e quelli chiari sono i ribelli, solo per darvi l'idea della bilancia, appunto del bilancio negativo della monarchia. Sono ben pochi quelli che hanno mantenuto il progetto di Deuteronomio 17. Quindi questa storia fa un giudizio sull'operato del re. A partire da quali criteri? Dalla fedeltà alla legge, l'abbiamo già visto, dal culto, i re buoni sono quelli che mantengono, che organizzano il culto bene, particolarmente Giosia, che ha fatto la sua grande riforma e ha detto: qui si adora solo a Gerusalemme, è finita la storia. E non solo, il terzo criterio è il giudizio dei profeti. Appare in modo massiccio in due momenti, con i profeti Elia e Eliseo, e con l'intervento di Isaia durante il regno di Ezechia. Quindi cominciamo ad arrivare al secolo VIII. Avete visto, no? 1250, 2000 i giudici, 1930 sono Davide e Salomone, dal 930 in avanti i due regni. Ok? Qui è interessante, a partire dall'VIII secolo la storia dei re di Giuda e di Israele si incrocia con molti che sono chiamati i profeti scrittori, che saranno il tema delle prossime due serate. Okay? Quindi questo primo e secondo re è lo sfondo storico su cui si deve comprendere anche tutti i libri dei profeti, Isaia, Osea, eccetera, eccetera. Grandi eventi della storia del popolo sono preannunziati dai profeti e si compiono regolarmente, come per esempio la divisione del regno di Salomone, predetta dal profeta Achias di Silo. Quando invece il re obbedisce ai profeti, le cose vanno bene. E qui abbiamo degli esempi. Un ritornello frequente di questi libri è: ciò accadde secondo quanto il Signore aveva detto per mezzo del profeta. Quindi chi è in mano la storia, anche se il popolo è ribelle, è sempre il Signore. La fine, lo scopo di questi libri, vi dicevo, chi scrive, scrive con un obiettivo. Gli autori vogliono capire il destino del popolo, cioè il futuro, perché ciò che occupa la preoccupazione di tutti è sempre il futuro, ma ci sarà futuro. Vogliono capire il destino del popolo e salvaguardare la sua identità nel momento in cui, sia all'inizio, cioè alla fine del secolo VII, sia poi durante l'esilio, il popolo perde il possesso della terra, attenzione, quando è in esilio ha perso la terra, e quando scompaiono le sue principali istituzioni, cioè la monarchia e il tempio. Il re è stato deportato e il tempio è stato distrutto. Ma dov'è Dio? Dov'è l'alleanza? È possibile ancora essere? Dio starà ancora dalla nostra parte oppure no? Questa è una domanda forte. Il possesso della terra, dunque, è il filo rosso che attraversa tutti questi libri. Questi autori spiegano, ecco la loro risposta, spiegano perché il popolo di Dio ha perso la terra che il Signore gli aveva donato. Perché l'ha persa? Non dite voi? Su. Perché ha disobbedito, non è rimasto fedele alle clausole dell'alleanza. Particolarmente, qual è il peccato che riassume tutti gli altri peccati? L'idolatria, esattamente, la quale poi comporta comportamenti anche morali di altro tipo, ma la radice è la disobbedienza al primo comandamento: non avrai altri dei davanti a me, all'infuori di me. Quindi il popolo di Dio ha perso la terra che il Signore aveva donato, e mettono in rilievo i valori perenni dell'esistenza di Israele, quelli contenuti nella legge di Mosè. La fedeltà alla legge è ciò che permette al popolo di sopravvivere. Attenzione, anche in un tempo in cui non ci sarà più la legge e la terra, e non ci sarà più il re, cioè nell'esilio non c'è più la terra, ma anche quando ritorno dall'esilio non c'è più il re, ma sarà possibile continuare. Perché? Perché la legge continua e la promessa continua. In genere gli scrittori, lasciamo stare, 2 Re 17, che non leggiamo, è una sintesi in cui gli autori spiegano il perché della caduta di Samaria, perché il popolo non è stato fedele all'alleanza. Ora,
un collegamento tra questi temi e la lettura cristiana della Bibbia. È l'ultima slide. Come cristiano? Siamo arrivati. Braccio, braccio. Come cristiani leggiamo l'Antico Testamento a partire da Gesù. Ricordate, 2 anni fa insistivamo, no? Perché crediamo che egli ha compiuto le profezie nel senso ampio, profezie cioè l'Antico Testamento. Ci sono forti legami tra i libri che abbiamo considerato e la storia di Gesù, come ce la raccontano i Vangeli. Vi cito solo 3 piccoli temi, 3 piccoli esempi. Già i padri della Chiesa avevano approfondito il legame tra Giosuè e Gesù. In ebraico sono la stessa parola, solo che nella traduzione hanno usato due parole diverse, forse per sottolineare l'unicità di Gesù, ma in ebraico Yoshua è la stessa parola, stesso nome, ok? Sono entrambi su una soglia. Qual è la soglia? Il fiume Giordano. Anche Gesù a un certo punto si avvicina al Giordano, non solo entra nel Giordano e poi esce. Sappiamo che per gli evangelisti, per i Vangeli, questa è un'anticipazione della Pasqua, la morte e la risurrezione. Però vedete che riprende la storia del popolo di Israele. E il Giordano è appunto ciò che separa il popolo dalla terra promessa. Come Giosuè, come Giosuè conduce il popolo nella terra attraversando il Giordano, così Gesù attraversa il Giordano all'inizio della sua missione pubblica per condurre anche lui il popolo in una terra promessa, che però ora non è più localizzata geograficamente nella Palestina, ma è il regno. Il contenuto dell'annuncio di Gesù è: il regno è vicino, convertitevi. Le condizioni per riceverlo, questo regno, quindi per continuare a vivere in quella terra, non sono più la legge di Mosè, anche se Gesù dice non sono venuto ad abolire la legge ma a compierla, sono le beatitudini. Una delle beatitudini è: beati i miti perché un altro tema è la promessa messianica, l'abbiamo già visto, di un discendente che regnerà per sempre sul trono di Davide. È ripresa dall'angelo Gabriele quando annuncia a Maria il messaggio dell'incarnazione. Gesù è il figlio di Davide. Fanno questione gli evangelisti a dire che appunto Giuseppe era della stirpe di Davide, che realizza questa promessa. Anche il tema della regalità, che è centrale nella Bibbia che abbiamo visto, è ripreso dai Vangeli. Gesù annuncia un regno, appunto il regno di Dio è vicino, e durante la passione non teme di essere conosciuto come re dei giudei. Egli compie l'ideale del re, Deuteronomio 17. Cosa doveva fare il re? Farsi una copia della legge e meditarla ogni giorno. Gesù a Nazaret per 30 anni ha meditato la legge, e quando nel deserto il Satana lo tenta, Gesù cosa risponde? Sta scritto, cioè l'ha interiorizzata la legge Gesù, la fa diventare la sua base su cui poi fa fronte anche a Satana. I discepoli che seguono Gesù, cioè noi, nel suo cammino pasquale sono il nuovo popolo di Dio, che ha amato a rinunciare agli idoli per fidarsi totalmente del suo Dio. E con questo io concludo questa fatica che vi ho imposto questa sera, sperando però così di aver trasmesso alcune chiavi di lettura. Non basta fare così, dovremmo trovarci tra 2 o 3 mesi e vedere se abbiamo letto questi libri. Allora sì, sarei contento di vedere il risultato. Tanti di scherzi, ma capite, no? Cioè, noi dobbiamo correre un'oretta e mezza, voglio dire, è un bel pezzo di Bibbia quello che abbiamo visto questa sera, è qualcosa così, più o meno, no? Quindi, voglio dire, però ecco, è importante avere le chiavi, altrimenti uno legge ma non segue. E naturalmente queste chiavi sono frutto di studi approfonditi, fatti con calma, e quindi non sono così qualcuno che dice ma io penso che. Va bene. Come ci organizziamo? Nel senso che adesso andiamo, ma non so se in un modo molto semplice, molto anche proprio così, senza tanti problemi, qualcuno volesse dire ma
questa, mi ha colpito questa cosa, oppure sono rimasto con questa curiosità. All'inizio che al tempo dei giudici c'era questa persona che, però il libro di Ruth ve l'ho messo qui, vedete, ci sono altri libri che nella Bibbia cristiana fanno parte della raccolta dei libri storici, ma non appartengono ai profeti anteriori. Ruth, Tobia, Giuditta e Esther sono alcune novelle della Biblioteca Sacra di Israele che vogliono insegnare alcuni valori importanti alla religione ebraica, quindi non sono libri storici. Ma siccome è ambientato nel tempo dei giudici, lo mettono tra Giosuè e giudici, o tra giudici e Samuele. Questa ultima l'avevo risparmiata, ma me l'ha chiesta lui, quindi no, ma poi lo vedete da soli, perché ho visto che non era il caso. Però era per avere una completezza di libri, capite? Direi che potremmo reagire sia sui temi ma anche sulla dinamica che sta avvenendo, cioè cosa vi sembra di poter in qualche modo accostare un po' di più la Bibbia con qualche chiave. E poi dice, ma sai una cosa, quasi quasi non è così impossibile avvicinarmi anche personalmente a questi libri una volta che riceviamo queste chiavi. È una mia idea oppure qualcuno pensa che... Coraggio. No, ma pensate agli altri. No, io non la leggo la Bibbia, infatti leggo questi passaggi, però è chiaro che magari noi abbiamo una visione fatta in un certo modo, poi è chiaro che se qualcuno che ha più nozioni spiega quali sono le punti che si possono leggere, si capiscono diverso, perché comunque si interpreta in un modo sì. Magari diverso. Come avviene per esempio con l'arte, no? Noi vediamo un quadro, è bello, ma se qualcuno ci spiega come l'autore ha lavorato, diventa ancora più bello. Quindi non abbiamo più paura di trattare la Bibbia come un libro scritto da uomini, anche se è un libro ispirato, perché queste sono le dinamiche che ci aiutano a comprendere la sua bellezza e quindi la bellezza del messaggio divino che parla a noi oggi. Però se non passiamo attraverso quelle dinamiche umane, letterarie, storiche e culturali, non ci arriva il messaggio divino, e ci arriva qualcos'altro che magari sono proprio i fronzoli, no? Ma quindi sostiene in che misura allora appunto la conoscenza, diciamo, della critica testuale, per esempio, può aiutare effettivamente una lettura spirituale? Perché bravo. Spesso non avendo anche un po', rimando molto a compartimenti io credo che le poche cose che ho detto questa sera potrebbero essere una risposta alla tua domanda, cioè la critica testuale ci aiuta a comprendere come, dove, quando e perché i libri sono stati scritti, e queste risposte ci aiutano a valorizzare il messaggio che lì c'è, capisci? Non so se... Quindi è a servizio di una lettura spirituale. Cosa vuol dire lettura spirituale? Non vuol dire lettura inventata, ma vuol dire lettura che mentre comprendo il messaggio lo sento come rivolto a me, è lo spirito che oggi parla a me e quindi la risposta è la mia. Ma spirituale non vuol dire fumosa, vuol dire molto concreta. Certo, ok, allora lì la questione è quella dell'equilibrio, sì. Quindi il buon consiglio è di farsi sempre accompagnare, come quando si va in montagna, da qualcuno che conosce la strada.
Perché è proprio così, e nella vita avviene così, anche nella lettura della Bibbia avviene così. Tenendo presente un buon obiettivo della scuola della parola, secondo voi va bene, ci stiamo avvicinando oppure ci stiamo allontanando? Io voglio che andava a finire. Va bene così, col microfono. A me sembra che ci stiamo avvicinando, perché se l'ultima domanda è una domanda intrigante. Risposta è un pochettino più articolata, perché chissà qual è la risposta vera a queste domande. Anche la lettura spirituale è vera, chi lo può dire? Chi dice che io ho fatto questa lettura spirituale è vera? Comincia a dire che è complicata la questione, ma direi che proprio su questa questione questa sera abbiamo avuto delle dritte importanti. Io adesso faccio il dissacratore, così si capisce bene quello che voglio porre come questione. Questi autori sono dei partigiani eccessivi, quindi la verità, se io leggo questi testi da un punto di vista non immediatamente credente, non è certamente quella. La colta al suo. E vogliono giustificare quello che vogliono loro. Dal punto di vista religioso una cosa, e su questo possiamo ingaggiare un confronto importante, perché ci si dicono delle cose molto forti. Dal punto di vista complessivo della riforma di Giosia, dei partigiani un po' infingati, e voglio dire conta male, punto. Quegli altri che sono morti non conta niente, per cui non abbiamo altre possibilità di verifica. Non c'è contraddittorio. Non c'è nessun contraddittorio, esattamente. Però l'ultima slide che tu hai fatto vedere, quella di Gesù, e questa secondo me ci dà una chiave di lettura un po' più importante, un po' più anche critica. Sarebbe interessante capire ai tempi di Gesù come quei testi funzionavano ed erano ritenuti ispirati. Perciò chi li leggeva, quindi mediamente gli apostoli di Gesù, i discepoli, ma forse Gesù stesso, aveva davanti quello come modello di verità spirituale. Gesù, si vede molto bene da questa slide, parte da quel contesto che a noi è completamente sconosciuto, a noi di quella cosa che non ce ne frega niente, nella nostra testa quelle robe lì non ci sono se non come bagaglio culturale acquisito, studiato, ma a noi del re Davide non ce ne frega niente, a noi del Tempio non sappiamo neanche che cosa è. Tutte quelle cose lì non li sentiamo come qualcosa di nostro. Noi facciamo fatica a capire questa roba. Per Gesù invece no, non era qualcosa di estraneo. Lui era dentro un popolo che viveva quelle cose di come vere e come profondamente provocanti. Ora che Gesù si riponga come Giosuè al Giordano e poi dica che, contrariamente alla tesi di Giosia, guardate che io sono il re bravo perché io recupero Davide, io osservo la legge e io ho anche il diritto sugli altri, tesi monarchica, e lui dice no, è il regno di Dio. Se vuoi la terra devi osservare la legge, Gesù dice non c'è terra, alla fine la vera terra è la legge stessa. Beh, questo cambiamento è fondamentale. Utilizza la metafora della terra e della monarchia, ma alla fine è qualcos'altro. E si capisce appunto con Paolo quando dice aperto a tutti, nella fede, non nella lettera. Questo secondo me stasera è uscito un po', perché ci fa capire le categorie culturali, storiche, teologiche, spirituali degli attori
dell'evento innovativo e completativo di Gesù. E non dimentichiamo che noi quello che Gesù ha detto e ha fatto lo abbiamo ricevuto dagli apostoli, che erano di sicuro degli ebrei di quel tempo e leggevano la vicenda di Gesù alla luce di quello che loro stavano vivendo. Per loro quelle cose lì erano assolutamente vere. Quindi la promessa fatta a Davide è una promessa fatta da Dio a Davide. Il fatto che il cuore della promessa fatta a Israele, che fa arrabbiare i palestinesi, è: ma come? L'unico Dio di tutti promette la scelta di un popolo. L'unica cosa che questo popolo deve fare è obbedire alla legge, altrimenti si perde anche lui. Però è il Dio caro, amorevole, nei confronti solo del suo popolo. Gli altri non mi interessa. Come non mi interessa? È una cosa seria questa qui. Il monoteismo che l'esilio arricchisce e approfondisce è un problema davanti alla rilettura teologica della elezione di Israele. Il Dio in cui è nato il primo abbozzo della fede di Israele non è monoteista in maniera forte. E quindi ci stava una teologia di supporto all'elezione di Israele. Io eleggo te, tu sarai più forte perché sono il Dio più forte. Fine del cinema. Ma se è l'unico Dio, non è la questione del Dio più forte, è la questione dell'unico Dio, ma allora gli altri? Questa è una questione che continua a oscillare. Io ho scelto Ciro come mio servo. Ah, lì è chiara la cosa, la questione è chiarissima, perché Dio dice: Ciro è un mio strumento per la salvezza di Israele, sì, ma attraverso Israele anche degli altri popoli. E secondo me Gesù questo problema lo pone in maniera evidente, anche se in maniera completamente rinnovata, perché lui ha una modalità teologica ulteriormente diversa. Lui si rapporta a Dio, al Padre, a Dio come Padre e a sé come Figlio assoluto. Questo ci permette di capire la novità di Gesù, lo pone su uno sfondo, quello che tu giustamente stasera ci hai detto, che al tempo di Gesù probabilmente era nostalgicamente sentito, un po' reinterpretato, ma desiderato. Noi questo desiderio non abbiamo, per cui capire queste cose ci risulta davvero molto difficile, perché dobbiamo immaginare quello che non sentiamo. A mio avviso questa sera questa descrizione così schematica e nello stesso tempo anche spirituale di un travisamento storico dal punto di vista storiografico contemporaneo, ma non dal punto di vista dell'elezione e della promessa, ecco, ci permette di capire l'assoluta novità di Gesù, che si esprime attraverso quel modulo metaforico. Quella diventa una metafora per l'uomo. Ecco, questo mi sembrerebbe un po', cioè, il pensiero che mi hai fatto venire in ordine a quello che mi hai detto stasera. Bene, grazie. Non so proprio dove aggiungere qualcosa, ma quello che ho detto, penso che nessuno si azzarda. No. Naturalmente dobbiamo arrivare alla fine perlomeno della presentazione di tutti i libri per poter riprendere questa questione, perché l'universalità poi viene fuori un po' di più avanti nei secoli. L'ultimo intervento. No, ma è per non scoraggiare gli uditori. No, volevo esprimere una mia considerazione che parte da un presupposto invece molto diverso, e cioè al di là della conoscenza della scrittura che io personalmente non avevo in questa misura certamente, ciò che più mi ha colpito è la contestualizzazione all'interno della realtà anche contemporanea nel mondo di oggi di molte delle cose che sono state dette, soprattutto nelle ultime slide. Io credo che questo ci dovrebbe portare a fare delle riflessioni molto serie su un ipotetico parallelo tra quello che è stato quell'andamento e quello che è il nostro andamento del nostro mondo contemporaneo.
incluso soprattutto l'aspetto dell'utilizzo degli idoli, dell'abbandono della strada indicata dal Signore e le conseguenze che questa cosa potrà portare. Ora, da noi non ci sono i re, ma ci sono altri personaggi che fumano a loro livello. E francamente il giudizio che almeno io personalmente ne trago è anche peggiore di quello scritto di sopra. Però mi chiedo, in tutte queste cose qua, io vedo un grande assente che è il popolo. Cioè sembra che il popolo sia fatto da una serie più o meno amorfa di marionette che semplicemente non fanno altro che andare dietro al loro re qualsiasi cosa esso faccia. Quasi come se va a destra, io gli vado dietro, va a sinistra, io gli vado dietro, fa cose giuste, gli vado dietro, fa cose sbagliate, gli vado dietro. Cioè, non esiste una capacità di esprimere se stessi che vada al di là di quella che è la guida momentanea, perché pur sempre è una guida momentanea, e che però, una volta seguita in modo, diciamo così, amorfo, ci porta tutti, se seguito in modo sbagliato, nel patto. Ecco, questo io credo che non sia... Non capisco se pone la domanda relativamente a questo non tempo. Non è stato una domanda quanto nostro... una riflessione. Quanto una riflessione, perché io non riesco a non contestualizzare quanto scritto. Perché comunque noi dobbiamo leggere anche, secondo me, dei libri scritti tanto tempo fa, in un'ottica anche contemporanea, perché ci sono tantissimi punti in quelli nei quali la storia si ripete. Certo. E quindi certo. È giusto, perché appunto se leggiamo l'Antico Testamento è perché serve a noi, non dimentichiamoci di passare attraverso Gesù e di non fare il passaggio senza passare dal via che è Gesù. Come diceva adesso Monsignor Maurizio, la cosa è appunto complessa. Però la dinamica è questa, comunque se leggiamo, leggiamo perché parli a noi, questo senz'altro. Però deve parlare a noi attraverso quello che ha detto a Gesù, questo è il punto, che non è appunto scontato, dobbiamo piano piano guadagnare. Ecco, allora concludiamo, vi ringrazio per l'attenzione. È venuta la voglia di continuare anche con gli altri incontri? Adesso no, perché siamo stanchi, ma i prossimi. Bene, questo è l'importante. Concludiamo con una preghiera. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.